Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera, è uscito ieri il nuovo album di Neck, Il mio gioco preferito, parte seconda. Il cantante sassolese, per celebrare l'uscita, ha deciso di fare un concerto a porte chiuse in Piazzale della Rosa. Il live verrà trasmesso domani alle 21 su RTL 102.5 e in streaming su www.rti.it. A seguire verrà pubblicato anche su YouTube. Palazzo Ducale riaprirà le sue porte in occasione della Festa della Repubblica. Per entrare nelle sale del museo è necessario indossare la mascherina. All'ingresso verrà rilevata la temperatura e saranno presenti gel igienizzanti per le mani. La Delizia Estense sarà aperta ogni giorno, ad esclusione del lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. A partire dal 1 maggio, l'Emporio Solidale Il Melograno ha riattivato la possibilità di accedere al market, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid. Da inizio mese, l'Emporio ha preparato 440 pacchi spesa, di cui 82 a domicilio. Nel complesso, tra fase 1 e fase 2, l'associazione ha distribuito oltre 1200 pacchi spesa. La scuola di danza Dancing Perfect ha riaperto le sue porte. Per ballerine e ballerini, allenamenti a distanza e con tutte le precauzioni del caso. Scopriamo di più nelle interviste. La sicurezza delle nostre allieve, i nostri associati, è la nostra priorità, perché il loro benessere è è il nostro obiettivo. E quindi abbiamo, oltre ad aver utilizzato tutti i presidi previsti dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero dello Sport, abbiamo deciso di fare un investimento sulla salute con l'utilizzo di un sanificatore al perossido di idrogeno, che è l'unica sostanza che può essere utilizzata allo stato gassoso, quindi permette di essere usata H24, cioè tutte le ore di continuo, tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, e con anche la permanenza sia di esseri umani che animali all'interno degli ambienti. Questa sostanza, appunto, è in grado di neutralizzare tutti i virus, batteri, cov, muffe, allergeni, pollini, e igienizzare anche gli oggetti. Quindi noi, installandola nella sala dove facciamo lezione, abbiamo la sicurezza che l'aria che respiriamo è purificata, tant'è che purifica quasi 7 volte in un'ora l'aria, e al 99,9% dei batteri, virus, cov, eccetera, e appunto Covid in questo caso, viene abbattuto in meno di 24 ore. Quindi noi sanifichiamo gli ambienti continuamente, praticamente, quindi questa cosa ci dà appunto la tranquillità e la serenità di poter dedicarci a ciò che noi amiamo fare, cioè la danza, insegnare danza e appunto non pensare al resto, ecco. È stato brevettato dalla NASA per la ricerca a combattere le armi chimiche, ed è un presidio medico di classe 1. Le regole base sono di indossare prima dell'ingresso nella struttura la mascherina e sanificare le mani. La mascherina può non essere utilizzata solamente durante l'attività sportiva da parte degli allievi, mentre gli operatori sportivi devono mantenerla. E quindi per gli spostamenti all'interno della struttura va sempre riutilizzata. Sanificare le mani all'uscita della lezione e all'uscita dalla struttura, e non si possono fare le docce, però gli spogliatoi sono stati già appunto segnate le varie postazioni da utilizzare, e avendo una riduzione delle lezioni
abbiamo sfruttato gli altri ambienti per appunto diversificare gli ingressi e le uscite delle ragazze in modo da gestire tutto in tranquillità. Tra le novità appunto inserite per la sicurezza, e io parlo del nostro ente che è il XEN, e ci ha fornito appunto una autocertificazione da compilare e consegnare ogni qualvolta loro vengono a fare lezione, quindi qualora venissero 4 volte in una settimana, 4 autocertificazioni devono portare, in cui appunto asseriscono che non sono state a contatto con il virus, eccetera, non hanno sintomi, tutte le varie domande relative appunto al Covid. E questa è una appunto novità che è stata inserita adesso, ecco. Lunedì abbiamo riaperto, siamo rinate, perché mi piace usare questa parola, e siamo ripartite con gradualità. Questo vuol dire che abbiamo fatto partire solo alcuni corsi, considerando un po' questa settimana come una prova generale di quelli che saranno i nuovi comportamenti da adottare per accogliere i nostri allievi in grande sicurezza, perché la sicurezza è la nostra priorità per loro. E quindi siamo ripartite gradualmente con qualche corso. Ovviamente c'è stata una grande adesione, perché le ragazze, gli allievi erano stanchi di stare a casa, di vederci sulle piattaforme Zoom, Instagram, eccetera, quindi abbiamo deciso di ripartire in tutta sicurezza. Ovviamente le lezioni sono a numero chiuso, quindi bisogna prenotarle, e non, le ragazze e i ragazzi all'interno delle sale non possono superare un certo numero di frequentanti, quindi ovviamente c'è la prenotazione, però siamo piano piano ripartite, stiamo ripartendo tuttora e vediamo come va un po' questa settimana. Devo dire che gli allievi sono stati disciplinatissimi, questo voglio dire onor del merito, perché insomma sono ragazzi, quindi anche giovani, però sono stati molto responsabili e questo ci ha messo in sicurezza tutti, forse perché si sono sentiti accolti in sicurezza e hanno restituito questa sensazione. Ecco. La danza va oltre, è andata oltre questo periodo, perché non ci siamo mai fermate, abbiamo continuato a dare stimoli ai ragazzi anche da casa con spunti di approfondimento su tematiche come grandi personaggi della danza oppure il trucco della danza, quindi abbiamo cercato di stimolare gli allievi in tutti i modi per tenere la nostra community attiva, e quindi insomma ci siamo adoperate per questo. Le esibizioni a volte è anche un toccasana fermarsi, perché il fermarsi significa prendere coscienza del fatto che c'è bisogno di maggiore studio, c'è bisogno di maggiore pratica sulle cose per poter poi fare al meglio dopo, quindi credo che anche un po' di stop sia servito alle ragazze anche per recuperare la passione, per risentire la mancanza della danza, proprio come un'esigenza, ecco, che questo le spinge poi a dare il massimo. Ed ora passiamo allo sport. Arriva la notizia che tutta Italia stava aspettando. La Serie A ripartirà il prossimo 20 giugno. Il governo ha approvato il protocollo per la ripartenza presentato dalla FIGC. Inoltre, nella settimana dal 13 al 17 giugno potrebbero giocarsi le semifinali e le finali di Coppa Italia. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuologi TG. È tutto. L'appuntamento è a lunedì. Buona serata e buon weekend.